e benvenuti alla nostra rubrica dalla terra alla padella. Vicino a me, patron chef Anthony Marra e executive chef Franco Di Dio e siamo al ristorante bistro di Anthony Marra a Castellana Grotte in Puglia. Cominciamo subito. Anthony, deliziaci con la tua ricetta. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. La ricetta che andremo a preparare oggi per voi sarà un tortino di cicorielle con una crema di fave di carpino del frigitello e del pane fritto. Questo è un classico della cucina pugliese. Lo andremo un po' a rivisitare. Nella forma e aggiungendo qualche piccola accortezza. Per questa ricetta. I nostri ingredienti saranno delle cicorielle, delle fave bianche di carpino, frigitello olio di semi, del brodo vegetale, olio extravergine di oliva e dell'olio alianico aromatizzato. Procediamo con la nostra ricetta mettendo le fave in cottura. Le fave preferibilmente è sempre metterle a mollo un paio d'ore prima che tutto il processo di cottura possa iniziare, così facciamo scaricare un po' di amido in eccesso e quindi la crema ci verrà molto più vellutata e molto più leggera. Notate bene, io non vado con dell'acqua naturale, quindi... Andremo con del brodo leggermente aromatizzato con un mix di verdure, le classiche sedano, carota, cipolla, un pomodoro, un filo d'olio. Perché? Perché l'idea di frullare poi in cottura delle fave la carota, la cipolla va a, diciamo, a distogliere un po' quello che è il colore originale di questo prodotto. Quindi, io cosa ho pensato di fare? Facendo un brodo, non vado a mettere gli ortaggi in cottura nella fava ma gli do un liquido già molto saporito e quindi la fava cosa andrà a fare? Andrà a prendere questi liquidi e a dare il giusto sapore, a marcare questo sapore che ci renderà il piatto molto gustoso. Successivamente alle nostre fave prendiamo la cicoriella, ovviamente le abbiamo lavate per bene, tenute a mollo per mezz'ora poi ricambiate l'acqua e rilavate per bene. Prendiamo dell'acqua a bollore, la saliamo leggermente e di seguito andiamo ad immergere le nostre cicorielle all'interno, in questo modo. Notate bene una cosa, so che è difficile ed è un'abitudine che dobbiamo acquisire nel tempo, però il consiglio è quello di non far cuocere molto la cicoria, ma come la cicoria anche altri ortaggi, perché in una cottura prolungata facciamo disperdere quelli che sono veramente i principi nutritivi, le vitamine, le proteine, le fibre che questo tesoro della natura ci offre. Quindi so che è difficile, però iniziamo insieme ad abituare il nostro palato a gustare le verdure. In maniera un po' più al dente di quelle che siamo abituati a degustare tramandato questa cottura dalle nostre nonne e dalle nostre mamme. Procederemo con la cottura per circa 15 minuti, dopodiché procederemo con un classico shock termico. Quindi acqua e ghiaccio e andremo ad immergere le nostre cicorielle all'interno di quest'acqua gelida per abbattere il processo di cottura e cercare di mantenere. Il suo colore e la sua forma più integra affinché ci possano dare veramente tutto quello che questo, diciamo, alimento ci voglia offrire. Passato il nostro quarto d'ora, le nostre cicorielle sono pronte per subire lo shock termico che vi ho precedentemente parlato. Ora prendiamo le nostre cicorielle. Una bowl con acqua e ghiaccio e andiamo ad immergerle all'interno, provocando un blocco di cottura e una cicatrizzazione sia della clorofilla, quindi del colore, e sia delle parti vitamine, proteine e fibre. Quindi andiamo a cicatrizzare tutto quanto. Successivamente a questo passaggio. Cosa andremo a fare? Andremo praticamente a dare uno spunto a questa cicoriella. Io cosa faccio fare? Faccio prendere una padella, faccio mettere dell'olio all'aglio e gli faccio dare una leggera saltata. Perché? Perché mi piace l'idea di abbracciare poi la crema di fave con questa cicoriella leggermente aromatizzata. Va bene così che ci dà quel sentore più mediterraneo, quella, quel gusto un po' più rustico. E quindi preferisco questo passaggio. Io vi consiglio vivamente di provare questa differenza e vi posso garantire che al palato non resterà sicuramente inosservato questo passaggio. Procediamo all'immersione delle nostre cicorielle come vedete non facciamo surriscaldare molto l'olio non facciamo andare a temperature è una cosa dolce una coccola che andiamo a fare a questa cicoriella vai Franco ok andiamo ad abbassare leggermente il nostro fuoco e con l'acqua di vegetazione che continuerà la cicoriella a darci Andiamo a saltare questa cicoriella come vi avevo già precedentemente detto, per circa giusto un paio di minuti, non andate oltre, perché altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che fino ad ora abbiamo fatto per tenere la cicoriella ricca dei suoi principi nutritivi. Quindi andiamo in questo modo a dare una bella mescolata. Guardate. Peccato che non si possono sentire i profumi, però guardate l'acqua di vegetazione, Franco spostami leggermente la cicoriella con la pinza, guardate l'acqua di vegetazione che inizia sempre più a mandare via la nostra verdura, noi li facciamo dare un'altra girata al volo e poi metteremo il nostro composto in una bowl. Coperta con della pellicola perché? Perché pian piano il colore continuerà a infondere questo sapore, questo aroma alla nostra verdura e quindi assorbirà meglio tutto quello che quest'olio aromatizzato ci dà alla nostra cicoriella. Ovviamente per gli amanti del pepe posso dire che un pizzichino non starebbe male, quindi io oserei anche aggiungere. Un pizzichino di pepe per chi lo gradisce, altrimenti già in questo modo avete ottenuto un ottimo risultato. Ci andiamo ad aggiungere la nostra pellicola a mo' di coperchio, semplice semplice, in questo modo qua. Andremo ora avanti con la nostra ricetta, procedendo alla frittura del nostro friggitello e alla frittura del nostro pane croccante fritto e ben dorato. Procediamo ora con la nostra frittura, quindi abbiamo preso un filone di pane semplicissimo, lo abbiamo attorcigliato, lo abbiamo fermato con uno stuzzicadenti e ora andrà in cottura. Quindi lo friggiamo, lo facciamo diventare ben dorato. Questo sarà il nostro arco dove all'interno accoglierà il nostro il nostro tortino di fave e cicorie. Ok. Ok, in questo modo successivamente passiamo al nostro frigitello. Quindi andiamo Va bene così, Franco? Questo è un classico il frigitello con il fave e cicoria. Io ricordo mia nonna che addirittura ci metteva anche della cipolla da qua viva fatta Julienne con dell'aceto, non ho voluto andare oltre perché rimaniamo solo sul, sul frigitello in maniera tale da non creare problemi a un'eventuale coppia se dovesse venire, quindi noi pensiamo anche al seguito, non ci fermiamo solo alla cena. Il nostro frigitello è ben pronto, lo andiamo ad asciugare in questo modo qua. E ora procederemo con la nostra purea di fave bianche. Ok, spegniamo le nostre fave dopo aver avuto una cottura di circa un paio d'ore e andiamo a frullarle con diciamo, l'ausilio di un blender, di un mixer, di un frullatore a immersione. Insomma, quello che avete non vi preoccupate, non fa differenza. Andiamo ora a frullare e nel momento in cui stiamo frullando ci andiamo ad aggiungere un filino di olio extravergine di oliva. Prende più il profumo la Puglia, terra ricca. Frullata la nostra purea, andiamola a versare in una bowl in questo modo vedete la densità la cremosità è una vellutata è pronta ora andremo a preparare il nostro impiattamento procediamo quindi con la prima fase del nostro impiattamento dovremo bypassare le nostre cicorielle in uno stampino perché questo? Perché ci permetterà di dare una forma precisa e compatta alle nostre cicorielle. Quindi andiamo a inserire la nostra verdura all'interno e andremo poi a pressare leggermente in maniera tale che i liquidi in eccesso che si andranno a formare all'interno verranno comunque mandati via e non avremo acquette indesiderate. Sul fondo del nostro piatto, questa è una cosa importante, piatto pulito, ben sistemato, con un certo ordine. Quindi, ora vi farò vedere di nuovo una cosa davvero elementare. Se non avete la pinza Chef, potete usare una forchettina, potete mettervi un guanto, usare le manine a casa. Le nostre mamme fanno tutte con le mani, non c'è niente di male, lo possono fare. Noi, ahimè, dobbiamo. Utilizzare l'attrezzatura giusta o i guanti come regola vuole. In questo modo qua. Fatto questo piccolo passaggio andremo ad infornare il nostro tortino in forno statico a una temperatura di 150 gradi per circa 6 minuti. Passati i nostri minuti in forno. Andremo a comporre il nostro piatto. Ok, posizioniamo un coppa pasta al centro. Andiamo ad aggiungere una dose generosa. Ok, basta così, Franco. Andiamo a sfornare. Ecco qui in questo modo. Andiamo a battere leggermente il nostro piatto sotto, Franco, per fare, vai vai, per far aprire leggermente la nostra purea che abbiamo sistemato al centro, ok? Sformiamo il nostro tortino di cicorielle che andremo a posare al centro del nostro archetto di pasta fatto con un impasto di pane classico, girato come avete già visto e fritto. Quindi come potete vedere un accorgimento, il nostro tortino non dà fuoriuscite d'acqua in eccesso, il colore è rimasto vivo e integro nella sua fattispecie ed è il risultato che volevamo ottenere. Andremo a posizionare il nostro tortino al centro del nostro pane. In questo modo, sì. ok. Andremo a guarnire con un frigitello sopra il nostro tortino. Andremo a salare leggermente il nostro frigitello e a finire il nostro piatto con un delicatissimo. Filino di olio evo, vai Franco? Olio, una goccina sottilissima, va bene così. Il nostro fave cicorie è concluso, vi invito a provare questa ricetta e a diciamo, eseguire i miei consigli, le mie piccole accortezze. Vi saluto dicendo di, dicendovi sempre una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao!